Benvenuti a tutti! Allora, oggi vi parlo del secondo libro della serie La Torre Nera. Quindi, titolo La Chiamata dei Tre, autore Stephen King, è sempre lui, genere, diciamo sempre fantasy, ma prendiamolo sempre con le pinze, è stato pubblicato nell'87, ha 345 pagine questo libro e è un libro non troppo grosso, non troppo fino. Per quello che ci è stato raccontato qui dentro lo trovo un numero di pagine perfetto, nel senso che King ha detto tutto quello che c'era da dire, non come nel primo libro che secondo me poteva dire magari qualcosina in più. Qui, questo libro secondo me è perfetto. Vi leggo le prime righe e poi vi leggo la trama che c'è dietro e poi vi dico se ve lo consiglio oppure no. Il pistolero si è stato un sogno confuso, dominato da un'unica immagine. Quella del mazzo di tarocchi con il quale l'uomo in nero le aveva predetto, non si sa quanto onestamente, l'amaro destino. Vi leggo adesso la trama e poi ne discutiamo assieme. La chiamata di tre riprende la narrazione delle gesta di Roland, l'eroe solitario deciso a raggiungere la misteriosa torre. Nel loro ultimo confronto-scontro, l'uomo in nero aveva predetto la sorte a Roland con uno strano mazzo di tarocchi, estraendone tre carte, il prigioniero, la signora delle ombre e la morte. Ma non per te! Aveva aggiunto. Ora il pistolero si ritrova seduto su una spiaggia, dopo un sonno che forse è durato anni. Sa che dovrà trovare le tre porte spazio-temporali per introdursi nel nostro mondo e raggiungere così i tre predestinati. Ma come farà a individuarli? Mentre medita su come procedere, alcune creature mostruose emergono dalle acque, tentando di divorarlo e mutilandolo orrendamente. Ferito e sempre più debole, il pistolero capisce che ormai la sua ricerca è diventata una questione di vita o di morte. Mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio assolutamente sì. Cerchiamo di andare con ordine. Tanto in questo libro non vi posso dire assolutamente niente, perché se solo dico una parola in più rispetto a quella che c'è scritto dietro, vi faccio spoiler, perché qua succedono un sacco di cose su questo libro e veramente qualsiasi cosa in più è uno spoiler. Mi soffermo un attimo così sulla copertina di questo fantastico libro. In primo piano c'è appunto la porta, perché Roland in questo libro viaggerà attraverso queste porte come effettivamente spazio-temporali, perché viaggerà sia nello spazio che nel tempo, per raggiungere gli altri, diciamo, suoi futuri compagni, punto di domanda. E comunque sullo sfondo, come potete vedere, forse spero, c'è sempre la torre un po' più vicina e anche qua di lato c'è sempre la torre sullo sfondo, fantastico, questa cosa mi piace veramente un sacco. Qua lui parla appunto gli altri tre predestinati, il prigioniero, la signora delle ombre e la morte. Io non vi posso veramente dire nient'altro di più su questi, se non che mi ero, non so perché, fissata cercando di capire da me chi potesse essere, che figura potesse essere il prigioniero, che figura potesse essere la signora delle ombre e la morte. Sul prigioniero avevo fantasticato un sacco. Sul prigioniero mi ero fatta veramente un sacco di idee, nel senso che avevo pensato fosse inizialmente un uomo imprigionato, nel senso di messo in carcere, incarcerato, però poi ho pensato non può essere che un uomo, tipo, non so, un ladro, un assassino, eccetera, faccia parte della compagnia di Roland, cioè sia il futuro protagonista, perché se no c'è già l'odio prima, si è compiuto dei crimini. Allora ho pensato, no, probabilmente sarà un uomo buono che è stato incastrato e non è definito in carcere. Oppure è imprigionato tipo in mezzo alla giungla, ostaggio di qualche tribù. Ecco, il mio cervello aveva fatto questo pensiero. Sulla signora delle ombre non riuscivo bene a capire cosa, perché, e essendo che ombre, buio, scuro, avevo pensato, no, questa qua sì, a sto punto è una figura losca. Deve essere una figura losca, mannaggia. Sulla morte, disperatissima, perché pensavo appunto avesse predetto la morte di Roland, poi l'uomo in nero gli dice ma non per te pistolero, che mi sono anche calmata, però dentro di me non ero così molto sicura. E vabbè, per tutto questo per dire che non ci ho azzeccato su niente e che in realtà sono però dei nomi perfetti, perfetti ragazzi, cioè se voi leggete questo libro, quando leggete la storia del prigioniero, come ho fatto a non pensarci prima? Signora delle ombre invece è veramente difficile, cioè la signora delle ombre è impossibile, è un personaggio
fantastico che non avrei mai pensato potesse diventare un protagonista in un libro, non vi posso dire perché, per cose, per come. E la morte già è anche questa, la carta della morte è un'idea geniale. Poi, il libro inizia appunto che lui si ritrova sulla spiaggia, deve capire un attimo questo discorso che ha fatto con l'uomo in nero, perché si è ritrovato sulla spiaggia, come, cosa e perché, che praticamente è divorato da questi mostri. Allora, con mostri, cioè adesso non pensate che mostri con gli occhi di fuori, bavosi, mezzi verdi, mezzi alieni, no, nel senso che sarebbe una cosa che a me non piace, io non amo il fantasy stretto con appunto mostri a destra manca, con raggi laser e pistole rotanti, non mi piacciono tutte queste cose impossibili, ecco, se sono cose esagerate veramente non mi piacciono. E i mostri, di cui parla anche la trama dietro, sono sì dei mostri, ma hanno comunque delle caratteristiche, piccolo spoiler, chiamiamolo così, hanno delle caratteristiche presenti in alcuni animali che vivono nel nostro pianeta, quindi non è che siano proprio inventati, evidenziate, tipo come, immaginatevi, è come se fosse una caricatura, ok, di questo animale, ecco, secondo me è tipo una caricatura di questo animale, mostro. Mi è piaciuto veramente tanto, è un libro assolutamente accattivante. Se il primo libro mi può creare dei dubbi su no, non continuo mica io questa serie, leggete il secondo, cominciate veramente, cioè le prime righe, le prime pagine anche, e sarete già catturati veramente. Dal secondo libro è tutto un altro mondo. Io non so, nel primo libro King, perché l'abbia scritto in quel modo, non lo so, non ho trovato una persona che mi ha detto il primo libro bello, non ne ho trovato una, ne ho trovate finalmente che mi hanno detto sì, la serie è bellissima, me ne sono innamorata, l'ho riletta e tutto, però non ho trovato uno che mi abbia detto il primo libro è figo tanto quanto gli altri. No, sono la prima a dirvelo, non è figo tanto quanto gli altri, è carino ma è complicato, questo libro è tutt'altro, è scritto in una maniera easy, come dicono gli inglesi, easy peasy lemon squeezy, è veramente semplice, scorrevole, e cioè io appena avevo un secondo leggevo anche una facciata, ma dovevo leggerle per capire cosa sarebbe successo, per andare avanti. Se voi inizierete questo libro poi non vi fermerete più, credetemi. Piccolo appunto, nel video precedente ho parlato del film, telefilm, che appunto hanno assunto un protagonista, un attore nero, occhi neri, capelli neri e quant'altro. In questo libro scoprirete perché io ero così furiosa, così arrabbiata su questa scelta. In questo libro emerge l'importanza del fatto che Roland sia un uomo bianco e del fatto che abbia gli occhi azzurri. Inizia qui la cosa, ma continua anche sugli altri libri questa sottolineatura, soprattutto degli occhi. Qui è comunque molto della carnagione, ve lo posso assicurare, è molto molto importante, e ecco perché mi sono arrabbiata. Se voi leggerete questo libro vi arrabbierete anche voi quando scoprirete che l'attore è nero, credetemi, vi arrabbierete anche voi, cioè sì. Il voto, mi stavo dimenticando. Allora, vi parto dal presupposto che io adesso sto leggendo il quinto libro e mi sono innamorata del quarto libro, cioè il quarto libro per ora è quello che ho veramente amato tanto. Non posso dirmi. L'ho amato tanto, mi è piaciuto tanto il quarto libro. E quindi nel dare un voto a questo sono influenzata da quello che ho già letto, quindi dagli altri libri. Quindi adesso vi dico, a questo da voto 9, ma se non avessi letto il quarto, ok, se io avessi fatto il video subito dopo aver letto questo libro, questo si sarebbe beccato anche un bel 10, perché ero veramente innamorata, cioè questo libro mi è piaciuto veramente tanto. Sarà che arrivavo dal primo che era un po' ma questo mi è piaciuto veramente tanto, e però questo anno di poi, avendo letto anche il quarto, il terzo, il quarto e sto leggendo il quinto, mi sono innamorata del quarto, quindi questo anno di poi dico forse a questo diamo un 9, dai. Non so se sia corretto farmi influenzare dagli altri libri che ho già letto, probabilmente no, però capitemi, fate conto che è un 9, però
si meritava anche i 10. Se volete, vi lascio il link qui sotto del mio blog in cui c'è la recensione con la trama spoilerata, per cui poi anche la recensione si riferisce quindi alla trama spoilerata. E se nel caso voi voleste un video in cui faccio la trama spoilerata, in cui poi quindi faccio anche una recensione un po' più spoilerata, basta che me lo scrivete qui sotto e lo faccio molto molto volentieri. E niente, fatemi sapere se vi piace con un bel pollice in su e fatemi sapere se l'avete letto, se avete intenzione di leggerlo, sì, ditemi di sì. E iscrivetevi al canale se non siete iscritti per vedere altre recensioni, altri video librosi. Io vi saluto, ci vediamo penso settimana prossima. Ciao!